buonasera a tutti. Io vorrei presentare insieme appunto della Corchia, la dottoressa Corchia, lei è archivio storico del Comune di Parma, un'esperienza didattica, ovvero un seminario che abbiamo tenuto in archivio storico del Comune di Parma, con gli studenti corsisti in realtà del Master Comet, Comet appunto acronimo di cultura, organizzazione e marketing dell'enogastronomia territoriale, ed è appunto un master di primo livello che si tiene all'anno. Presso l'Università di Parma, il Dipartimento di Scienze degli Alimenti. L'obiettivo di questo master è formare una figura professionale, una figura manageriale che al termine del percorso di studio consegue il titolo di specialista in valorizzazione e gestione del patrimonio enogastronomico territoriale. Quindi noi puntiamo sul patrimonio enogastronomico, quindi con diciamo così, le diverse connotazioni che appunto l'accezione di patrimonio legata all'enogastronomia. Il percorso didattico prevede un focus sul prodotto tipico, quindi l'ho messo appunto appositamente tra virgolette proprio per la complessità nel dare una produzione di un libro come prodotto tipico, che viene affrontato nei diversi moduli didattici, tra cui appunto l'insegnamento, che tengo io come storico dell'arte, sembra un paradosso, ma in realtà l'insegnamento della storia dell'arte è inserita anche all'interno del corso di laurea in scienze gastronomiche. Il corso si chiama appunto Patrimonio culturale e beni culturali, strumenti. Qual è l'obiettivo di questo corso? È fornire gli strumenti per poter individuare che cosa si intende per patrimonio culturale, che non è assolutamente un'ovvietà. Quello di fornire gli strumenti per un approccio critico alla produzione delle immagini che rappresentano il cibo, esempio della natura morta, che comunicano stili e modelli alimentari, un focus in questo caso per esempio sulle strutture narrative e linguaggi pubblicitari, e naturalmente cercare appunto di dare anche una serie di strumenti per poter leggere le trasformazioni attraverso le immagini fotografiche che propongono un racconto rispetto appunto al territorio inteso appunto come artefatto culturale. Questi sono gli obiettivi del corso che tengo. All'interno di questo corso è stato proposto appunto insieme alla dottoressa Corchia un seminario all'interno dell'archivio storico del Comune di Parma, proprio in occasione della settimana della didattica, per avvicinare i corsisti a quello che è appunto la funzione, quelli che sono gli strumenti, quelli che sono i documenti conservati in un archivio storico comunale. Quindi ci siamo dati una serie di obiettivi, la conoscenza di un archivio pubblico, qual è la tipologia di documenti che mi posso trovare in questo in archivio, il regolamento interno, anche in questo caso sono novità, molti dei corsisti hanno provenienze e formazioni differenti che spaziano appunto dal marketing, hanno formazione più umanistica, altri legati alla biologia, quindi non tutti hanno un'idea chiara di cosa sia un archivio. Quelli che sono i servizi erogati da un archivio, quindi quelli sono i diritti, la fruibilità, l'interoperabilità, ma anche i doveri. Bisogna tenersi a delle regole, anche in questo caso sembra banale, semplicemente l'utilizzo dei documenti e delle immagini non implica che si possa fare una fotografia e pubblicarla come e quando appunto piace. Gli strumenti, l'obiettivo era anche quello di fornire degli strumenti, cioè come si utilizzano quelli che sono i documenti che fanno parte del patrimonio documentario, e poi quello di dare quantomeno un approccio dei primi rudimenti per una metodologia, cioè come si imposta una ricerca utilizzando delle fonti d'archivio. In questo caso si è ritenuto utile proporre una simulazione, partendo appunto da quella che era l'esperienza didattica in aula, quindi dalle ore di lezioni frontali, e in particolar modo di una lezione, il focus era immagini fotografiche, quindi il racconto fotografico del bel paese e del nuovo paesaggio italiano attraverso la fotografia, appunto abbiamo stabilito un tema di ricerca, partendo dal presupposto che attraverso le immagini, soprattutto attraverso la fotografia, che non è la documentazione oggettiva della realtà, perché naturalmente dipende dall'operatore che scatta la fotografia, quindi sceglie l'impresa, quindi sceglie che cosa vuole raccontare effettivamente, in particolar modo per quanto riguarda le immagini turistiche, come queste abbiano contribuito a delineare il racconto.